Sinteticamente ci sono tanti anni di lavoro che vorrei sintetizzare nell'accordo interistituzionale che è stato firmato qualche tempo fa con il governo Gentiloni, dopo anni di lotta. E quindi se oggi siamo qui a vedere questa bella immagine delle ruspe che ci piacciono, perché Napoli ha messo in campo una grande stagione di resistenza con una mobilitazione popolare senza precedenti, e voglio ringraziare comitati, associazioni, movimenti, reti civiche, cittadini, che senza di loro non staremmo qui. Ringraziare la municipalità decima, oggi rappresentata dal presidente Diego Civitillo, e la capacità che questa amministrazione ha avuto di resistere e dialogare allo stesso tempo, per poi fare in modo che una legge sbagliata venisse modificata e andare poi a chiudere un accordo di alto livello con il governo, in Vitalia qui presente, poi adesso abbiamo anche il commissario Floro Flores che prima non c'era, e il ministro adesso Provenzano, ma devo anche ringraziare la ministra Lezzi perché ha preso l'impegno di individuare le risorse necessarie. Quell'accordo istituzionale non si tocca, voglio essere molto chiaro, è un accordo molto chiaro che prevede ogni cosa: la rimozione della colmata, la bonifica, le cose su cui poi tornerò, il recupero della linea di costa, la spiaggia pubblica, la riconversione industriale, il parco. Abbiamo fermato gli speculatori di ieri e di oggi, nessuna cementificazione ulteriore, un grande progetto che va assegnato in due direttrici. Da una parte, come diceva Arcuri, un concorso di idee internazionali, perché Napoli merita il massimo a livello internazionale, ma allo stesso tempo un grande processo che deve continuare di partecipazione cittadina. Non ci piacciono le operazioni calate dall'alto, quindi la città deve essere coinvolta sempre, in modo che mentre le ruspe avanzano, e tra qualche giorno noi avremo la parte più significativa delle ruspe, cioè quelle sull'Eternit, come ci ricordava Arcuri poc'anzi, di pari passo deve andare l'iter amministrativo per la nuova Bagnoli, in modo che non si perda ulteriore tempo. L'impegno di tutti noi, credo che deve essere del governo, della regione, del comune e del commissario Invitali e tutti i soggetti coinvolti, e che si faccia presto e bene. Oggi noi ci tenevamo a venire qua per un motivo, non tanto per parlare, infatti mi taccio anche io così rispettiamo tutti quanti i tempi, di far vedere l'immagine che quel lavoro di incontri, conferenze di servizi, cabine di regia, ministri, presidente del consiglio, sindaci, presidente della regione, non fossero solo parole e carte, che pure servono, altrimenti non staremmo qua, ma che questo producono oggi, che i cittadini possono vedere che siamo entrati nel vivo della bonifica, cosa che non si era fatto negli anni precedenti. Quindi noi abbiamo adesso quel clima di coesione istituzionale che non c'era prima, che è un'altra novità a mio avviso significativa, un livello di coinvolgimento cittadino eccellente, la capacità di lavorare in trasparenza, correttezza e legalità rispettando tutti gli iter di legge, ma nello stesso tempo non perdere più tempo, perché questa è un'area strategica non solo per Napoli ma per l'intero paese e direi l'intera Europa. Quindi oggi è un giorno importante, e vedere le ruspe al lavoro e le prossime che vedremo nei prossimi giorni ci riempie di soddisfazione. Un'ultima considerazione e chiudo: siamo orgogliosi come amministrazione comunale di aver approvato una serie di delibere, tra cui quella delle clausole sociali. Siccome qua parliamo anche di lavoro, che non è proprio una cosa secondaria, oltre che di ambiente, di sviluppo, di rigenerazione urbana e di riconversione ambientale, di lavoro, e quindi le clausole sociali sono una bella risposta al territorio. C'è la possibilità di impiegare nelle procedure di gara, nelle procedure di lavoro, anche la manodopera di questo quartiere che tanto ha sofferto in questi anni di questa fotografia, e oggi veramente si può dire che è la volta in cui si può tutti quanti insieme dare delle risposte anche da quel punto di vista. E quindi chiudo dicendo che anche col nuovo governo Conte 2, qui rappresentato dal ministro Provenzano, si sono gettate le basi per poter continuare nel miglior modo possibile quella cooperazione istituzionale che è necessaria affinché tutto questo si possa vedere e toccare con mano. Grazie sindaco.